Cecilia Rodriguez! Buonasera a tutti! Funziona! Cecilia, ti lascio la passerella, prego! Devi stare attenta a questi perché sono pericolosi! Buonasera, ma no, quanta gente! Però io mi per te! Eccola qua! Buonasera a tutti! State morendo di caldo? Io sto morendo! No, fa caldo? Sono venuta un po' leggera perché stavo morendo. Loro sono contenti che sei venuta leggera. Loro sono già tutti, pensavano che avessi il cappotto, ho detto. No, no, per carità. Senti Cecilia, allora, intanto come va? Molto bene. Allora. Molto. Sei stata all'Isola dei Famosi. Sono stata all'Isola dei Famosi. Hai mangiato i granchietti? No. Ho mangiato i granchietti. Senti, ma io è una cosa che mi chiedo da sempre, no? Ma cioè, vi affamano veramente lì? No, perché c'è l'idea, molta gente no, dice no, cosa vuoi, fanno finta, poi si mangiano il panino. Ma magari, io l'ho chiesto molto cortesemente, ho detto ma mi potete dare un panino? Niente, cioè diranno quello che si vede, in realtà non so che cosa avete visto voi, perché io non l'ho guardato il programma quando sono tornata a casa, però è vero, però si mangia poco. La fama, no? Com'è stata come esperienza? Come esperienza è molto bella, molto, non ritornerei perché veramente, no, ma io ho sofferto la fame perché la soffri, però sai che prima o poi mangi, certo. Io ho sofferto il freddo. Il freddo? Cioè che sembra strano, sei in un posto ai tropici. Faceva freddo la notte. E io ero senza vestiti. Sì, infatti loro l'hanno vista. Però non si è visto niente. Niente avete visto. Alla fine erano più nudi gli altri che io. Con le foglie ero coperta. Senti, allora, vabbè, poi tu continui a fare la modella, però c'è questa cosa che mi piace tantissimo, che stai facendo anche l'imprenditrice. È vero? Sto iniziando, sono una piccola imprenditrice. Esatto, perché c'ha una linea di costume, giusto? Sì. Quindi mi dico, sei molto informato. Ho studiato benissimo ho studiato. E tra l'altro, allora, poi ci sono, io ho un'amica che si occupa di gossip, che mi dice che qualcuno si è messo in ginocchio con un anello. Non si sa ancora niente. Con l'anello no. Con l'anello no. In ginocchio sì. Neanche. No. Allora, questa cosa non... Cioè, sono piccola io, non lo so perché mi vogliono vedere sposata. Tutti ti vogliono vedere sposata e nessuno... Sì, però nessuno me lo propone. Devo dirlo... Devo telefonare Francesco. Dobbiamo chiamare Francesco. Tra l'altro Francesco è stato ospite a Cecilia proprio all'inaugurazione dell'autocarrozzeria moderna, quando l'abbiamo fatta. Ed è stato bellissimo perché lei è una brava ragazza e Francesco è un bravo ragazzo. E fa piacere ed è bellissimo averlo insieme. Allora Cecilia, io ti faccio, non so se accomodare, adesso lo decidono loro. Poi per le premiazioni torni qui con noi, è tempo sì, di 10 minuti. Io volevo dare un consiglio a tutte le modelle. Oh, sì! Ho sentito che questa isola... Questa famosa isola deserta? Ho sentito che si vogliono portare gli occhiali, il fidanzato. Sì. Ma portatevi da mangiare, un bel panino, un hamburger. Vai di prosciutto! Siamo con piacere Cecilia Rodriguez. E sei appena arrivata al Milano Summer Festival, che impressione hai di questo palco? Sono salita, era pieno di gente, io sono una molto timida, quindi l'impressione è buona, pieno di gente, molto, molto calorosa la gente, è una buona impressione. Cosa stai facendo in questo periodo dal punto di vista lavorativo? Ma io continuo a fare la modella e faccio tutti i miei lavoretti e in più ho questa linea di costume, quindi diciamo che sono una piccola imprenditrice. Sei stata una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi, che esperienza è stata? È stata un'esperienza veramente bella, molto. La consiglio a tutti, passi un po' di fame, un po' di freddo, un po' di tutto, però è un'esperienza veramente bella. Lo speaker prima diceva alle ragazze di portarsi qualcosa sull'isola, e tu cosa gli consigli di portare? Ma io guarda, io l'ho fatta, quindi mi porterei una scatola enorme, anche un frigo, una barca piena di mangiare, perché è quello che soffri di più, senza mangiare non vai da nessuna parte, quindi io consiglio portare un po' da mangiare.
un'isola che comunque ha messo in evidenza il tuo carattere, ci ha fatto conoscere la Cecilia Rodriguez, e i più scettici sicuramente non potranno dire che sei solo la sorella di Belè, ma sei, oltre a una bella ragazza, una ragazza con carattere e tenacia. Io ho cercato di fare questo reality appunto per questo, per farmi conoscere, e sono contenta che è uscita la mia personalità, quindi sarò sempre la sorella di mia sorella. però sono contenta che abbiano appunto conosciuto la mia personalità, la mia persona. Facciamo un applauso a tutte queste ragazze, una forte, per favore. Perché comunque vada questa sera, hanno superato già tutta una serie di selezioni, quindi sono le 38 ragazze più belle per tutte quelle che abbiamo visto quest'estate. Ma c'è una vincitrice. Sono io, guarda. No, no. Un minuto di protagonismo, ci sta. Un saluto milanese a chi ti sta guardando, un bacio grande, ciao.